Questa è la tavola che abbiamo fabbricato nel primo video, che poi è stato quello più gettonato, che io non mi aspettavo. Ed è un misto tra un cruiser ed un surf skate, perché non è troppo alto come un surf skate, quindi ti permette di spingere col piede e di avere una frenata morbida, ma contemporaneamente ti permette di bombeare, di pompare, e quindi magari di non mettere quasi mai il piede a terra, almeno quando ti dai la spinta iniziale. Parliamo della vostra prima esperienza e della tavola che è più adatta a voi. C'è una differenza fra la tavola con cui puoi imparare ad andare per la prima volta in skate e quella che poi vorrai per il resto della tua vita, o almeno per il primo periodo in cui hai davvero preso confidenza con il mezzo. Quindi il mio suggerimento, a meno che non abbiate un pacco di soldi, è di iniziare con una tavola non troppo pro, quindi che non vi costi troppo, perché la cambierete, perché non sarà poi la tavola che vorrete mantenere, questa qua si ammazzava. Nel mio caso ho iniziato con un longboard lunghissimo, era 1,20 m, perché tra l'altro vivevo, diciamo, in un posto molto rialzato, quindi c'avevo anche una pipa folle di metterci i piedi sopra, e poi l'ho finita con questo, con il penny, con lo skate con le ruote da cruiser, con lo skate con le ruote normali, perché è più agile. Questa è una bestia, questa è la cosa più agile che vi potete immaginare, ce lo portiamo in India questo, nelle peggiori strade. Sì, sto parlando sul serio, ce lo portiamo in India, infatti cazzo, restate sintonizzati perché questo succede fra qualche mese. Però all'inizio è una buona idea iniziare con una tavola lunga, perché hai molta più stabilità, una tavola lunga con track belli larghi che ti impediscono praticamente di... Facciamo però quel trionfo, dai! Gli impediscono praticamente di capovolgersi, è molto difficile capovolgere una tavola da baricentro basso e track larghi. Vi farò vedere qualche esempio. Penso che sto facendo una ripresa tipo puntata verso i miei buchi del naso. Sì. Le tavole da long possono essere di diverse lunghezze. E diciamo che quando sono molto lunghe già non ti servono più per stabilità, ma ti servono per poter fare dancing, per poter fare quei trick che facevano nelle tavole da surf, che si chiamavano appunto longboard, da lì viene il nome, dove praticamente camminavano sulla tavola. Ma quando una tavola misura al massimo 1 m, perché io inoltre è totalmente inutile per un tema di stabilità, non è necessario, quando una tavola misura al massimo 1 m sì che vi facilita tantissimo la vita. Perché uno dei primi errori quando si impara a skateare è sbilanciare il peso, non lateralmente ma verso dietro, e quindi diciamo che la tavola ti schizza via. Con una tavola lunga questo non ti succede, perché tu non starai mai dietro ai track, ma starai sempre in mezzo, tra un track e l'altro, quindi non c'è nessuna possibilità che tu la possa fare impennare. Questo non vuol dire che devi lanciarti come se stessi su un autoscontro e sentirti completamente protetto, perché non si sa mai. Si può cadere in tantissime maniere, ma questo sarà un altro capitolo. Di tavole lunghe possiamo scegliere una top mount o un drop through. Il drop through è una tavola dove il track passa attraverso la tavola e quindi è più basso, perché parte della sua altezza sta dentro la tavola e addirittura sopra. C'è praticamente un buco nella punta della tavola. Il drop through vi permette di avere il baricentro più basso, quindi perdere meno l'equilibrio, perché la tavola è veramente molto più bassa, e vi permette di avere un track più sciolto, quindi avere più manovrabilità e poter girare più rapidamente, perché per quanto si giri, per quanto si pieghi il track in questa maniera, non toccherà mai la tavola. Questa non è una drop through, è una top mount, e infatti evito questo problema perché l'ho tagliata qua, dove altrimenti avrebbe toccato la tavola. Quindi con una drop through abbiamo una tavola stabilissima, che è quella che io consiglio assolutamente di più ai principianti.
dove non avremo mai il problema del wheel bite, ovvero che la ruota mentre state sterzando tocchi la tavola e la blocchi improvvisamente facendovi partire e facendovi fare una caduta veramente brutta, sì che partite di testa praticamente. Non preoccupatevi, di solito non si scontra mai la testa, però sì che se non mettete le mani avanti è brutta. Però magari non vi piace la forma da drop through, siete un po' hipster, volete qualche cosa di classico. E non sentitevi offesi, cari hipster, però sì, un po' un insultino lo è. E volete un pintail. Il pintail è quella tavola che è tipo a goccia, con la parte di dietro a punta e la parte di davanti come una tavola normale, ma diciamo che i track stanno all'estremità della tavola, e questo lo stesso, nonostante sia una top mount, permette di piegare parecchio senza mordere la ruota, ma non piegare infinitamente. Se lasciate il track totalmente sciolto, a meno che non sia un pintail che veramente sta tremendamente in punta del track, sì che toccherà la tavola. Questa è un po' la regola per tutti i pintail di buona fattura, che comunque non hanno il track estremamente avanti, perché questo limita. Perché il pintail a cosa vi serve? Il pintail è buona tavola da dancing, non è professionale da dancing, però è un'ottima scelta, si possono fare dei trick di dancing. Quello che non si possono fare sono trick volanti come ollie e kickflip. Ok, qua è meglio non andare perché rischio di slittare sul terreno, almeno non mentre ci filmiamo. Oh, il cavo in mezzo al cazzo. Wow, questo è un peccato, perché questo era il mio spot preferito. Praticamente è come un disco, come un vinilo, dove tu andavi intorno a questa costruzione che era la favola, e quindi per fare il video era perfetto. Sono una fotografia, perché non è del mestiere. Quando dico una fotografia vuol dire una composizione per poter filmare da Dio. Adesso non c'è più. Maledetti lavori in corso. Saranno stati necessari, va, forse per i nostri figli. Mia figlia è un gatto. Non credo che ne fotte granché che restauravano questo monumento. Dunque, ricapitolando, drop through, tavola perfetta per essere completamente bilanciati e non rischiare wheel bite. Pintail, top mount, tavola del perfetto hipster, ma buona tavola da dancing. Si può fare dancing anche in un drop through, ma meglio un pintail, perché cosa c'è? Non rischi mai nel pintail, essendo una top mount, come in tutte le top mount, non rischi, o almeno riduci tantissimo il rischio di toccare tu la ruota col piede, perché se nella drop through vai troppo avanti, puoi toccare tu la ruota col piede e fare tu un effetto wheel bite. Per questo è importante che la drop through sia bella lunga, perché fino a quando non avete confidenza con la tavola rischiate di fare questo, di camminare fino alla punta della tavola e toccare la ruota. Se la drop through è piccolina è giusto cavalcarla spesso, così vi fate una memoria di dove si trovano le ruote ed evitate per l'appunto questo problema. Quindi le top mount. Nelle top mount, sì, anche se prima l'ho un po' insultato, diciamo che il pintail è una buona soluzione, perché è una top mount abbastanza lunga. Una tavola professionale da dancing sarebbe ancora più figa, ma sono care. Quindi no, non iniziate con una tavola da dancing. Vabbè, poi c'è un'altra tavola che si chiama drop down. La tavola drop down è una tavola più che altro da downhill, perché è una tavola molto grossa, molto forte. Perché cosa succede? C'è una curva, è praticamente alla top mount, ovvero sia il track sta sotto la tavola, ma la tavola stessa si piega verso il basso, quindi deve essere bella grossa, perché se non è bella grossa non potrebbe resistere alla tensione di una curva di questo tipo. Se fate downhill non importa che la tavola sia grossa, perché cazzo, state andando con la forza di gravità, quindi non vi stancherà, anzi magari mantiene la vostra inerzia e vi fa andare più veloci. Ma se state imparando, no cazzo, non andate a fare downhill, ragazzi, quello lo fate dopo. Per fare cruising, ovvero sia solo per girellare spingendo la vostra tavola, la
La drop down è meravigliosa perché è ancora più bassa della drop through. Adesso vi spiego. Per spingere, più è bassa la tavola, meno sforzo fate con la vostra gamba che sta nella parte di davanti, nel mio caso la gamba destra, ma potrebbe anche essere la gamba sinistra, perché attualmente questa gamba è quella che subisce la tensione maggiore, perché deve inclinarsi tanto più quanto più alta è la tavola. Questa è una tavola particolarmente alta, non è alta come un carve, però è molto più alta di qualsiasi longboard, diciamo, per il tipo di riser, eccoli qua, che ho messo sotto per il mio, per degli altri scopi. E qui ho un auricolare morto. Un minuto di silenzio. Ma cosa succede? La tavola drop down, sebbene sia ottimo spingere sulla tavola, è veramente pesante, e quindi a meno che non state uscendo solo per andare sul vostro long, se vi fermate a bere qualcosa a un bar, in un certo momento dovete camminare, magari state con degli amici che non hanno la tavola, quindi no, non potete skateare, avere sta cosa enorme appresso vi farà passare la voglia di andare in giro, di fare pratica, perché davvero non saprete dove cazzo metterla. Dunque, prima classificata, dicevo, la drop through, secondo classificato per il principiante, Pintail. La drop down è un'ottima tavola, ma non la metto neanche nella classifica per principianti. Poi cosa ci sono? Ci sono degli ibridi che sono una sorta come un Pintail, che però c'è una coda da skate. Questo serve per fare dei trick. Fare dei trick sul long è qualcosa di un livello parecchio avanzato, quindi no, non ve la consiglio come principiante. Se volete una tavola lunga, meglio Pintail o drop two. Terzi classificati, proprio parlando del fatto che avere una tavola che ti puoi trasportare ti invoglia ad usarla tutti i giorni, anche per andare a lavoro per esempio, o studiare, adesso io sono un vecchio, vado a lavoro. Quindi terze classificate ci sono le cruiser, ovvero sia una tavola delle dimensioni normalmente di uno skate, perché anche se non sembra uno skate è bello lungo, sono 80 cm uno skate normalmente, però con delle ruote da longboard. Può essere uno stesso skate con delle ruote da longboard, o ancora meglio, se tanto non ci dovete fare grandi trick, una tavola proprio da cruiser, che è praticamente uno skate che ha la coda ma ha la punta come questa, ha la punta tagliata magari un po' più lunga di questa che sto cavalcando, perché non ha bisogno di fare questo movimento di carving, quindi può essere anche un po' più lunga e vi dà un po' più spazio sulla tavola. I cruiser sono quelli pericolosissimi per fare downhill, e sono quelli più pericolosi in generale, perché rischiate di stare sulla coda, perdere equilibrio. I track normalmente sono più stretti perché sono tavole più piccole, benché ci sono dei cruiser con i track belli larghi, ma la tavola vi si può capottare mentre fate qualcosa di sbagliato nell'equilibrio. Stiamo parlando sempre di una situazione in cui state imparando. Per spingere non ci sono i vantaggi della drop through, ma come una Pintail dovrete abbassarvi di più e sviluppare il muscolo di questa gamba. All'inizio sarà veramente doloroso, poi diventereste delle bestie, ma lo saprete solo voi, perché non vi diventerà la gamba gigante, ma veramente avrete una forza che non avete mai avuto nella vostra vita su quella gamba, a meno che non fate uno sport agonistico che vi porta a questi stessi sviluppi. Quindi, primo classificato drop through, secondo classificato Pintail, terzo classificato cruiser, e poi andiamo al, non c'è un quarto classificato perché la tavola più di moda con cui tutti adesso stanno iniziando è la cazzata più grande che puoi fare per te stesso se veramente vuoi iniziarti a questo sport, ovvero sia il Penny o il Mini Cruiser, se non è marca Penny, perché Penny è solo una cazzo di marca. Il Penny, a parte che il Penny è di plastica, veramente ragazzi,
Io capisco che lo prendete perché se lo prendete economico, se non lo prendete originale, quindi di plastica, sono più economici di una tavola di legno, ma una tavola di plastica è una cagata, ragazzi, c'è troppo flex, non ha senso avere questo flex. Il peso che vi risparmiate, ma che cosa sarà? Saranno 200 grammi rispetto a una tavola di legno. La tavola di legno vi dà molta più stabilità. Poi certo, se la tavola di legno viene schiacciata dalla macchina dei vostri genitori, sì, può essere, se bassa qualità, che si spacchi subito o comunque poi arriverà a spaccarsi. Ma ci dovete stare voi sulla tavola, non ci deve stare la vostra auto, quindi che cazzo me ne frego. Poi tema grip tape, sì, il Penny c'ha quel grip tape, il Mini Cruiser c'ha quel grip tape plasticoso, potete anche cavalcarla scalzi, ma qui stiamo parlando di persone che stanno iniziando. Non andate sulla vostra tavola scalzi finché non siete veramente esperti. Sarebbe una grandissima idea per perdere tutte le vostre dita dei piedi. Allora, ce ne andiamo in spiaggia. Ah. È bellissimo perché c'è vento. Ottimo. Flavio forse una merda, però ottimo, cazzo. Qui c'è la scalinata. In primavera a volte surfano qua davanti, sono delle belle onde adesso. No, cazzo, non è possibile.